Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video sul mio secondo canale. Io devo andare ad allenarmi e devo prepararmi un pre-workout, che in questo caso è una pasta, perché appunto vado ad allenarmi appena dopo aver digerito dopo pranzo. Quindi vi voglio far vedere una pasta che faccio io, la Healthy Carlita Style, che è ispirata praticamente alle orecchiette con i broccoletti baresi. Oppure ai friarilli napoletani, insomma un po' alla Puglia, un po' alla Campania, perché praticamente noi facciamo questa pasta, sa se c'è friarilli, che chi è di Napoli capirà che sono una bomba, e io ho inventato questa versione un po' light, quindi adesso vi faccio vedere, quindi una versione light dietetica, però è molto proteica ed è un pasto completo, perfetta sia se comunque volete stare in forma eccetera, sia se vi andate ad allenare, perché è anche proteica, light, leggera, era fit, quindi a me piace tantissimo, spero tanto che piaccia anche a voi. Adesso mangio e poi vado ad allenare, già ho il mio completino, guardate, già sono vestita per la palestra. Vi mando un bacio grande, lasciatemi un like se vi piacciono le mie ricettine e mi raccomando iscrivetevi anche a questo mio secondo canale. Mua! Ciao! Pranzo vi faccio questa pasta integrale tutta arricciata, troppo particolare, con praticamente ho messo qua dei broccoli, non so come si chiamino, comunque sono tipo cime di rapa, friarielli, insomma broccoli, questa roba qua. Poi sta bollendo l'acqua, adesso butto la pasta, praticamente una versione diciamo sana, healthy, di friarielli con salsiccia, perché invece della salsiccia metterò questi burger di pollo. Che amore, tu sempre presente, tu sempre presente, si lecca e baffi, cioè come fai a leccarti e capire che si mangia? Comunque questi burger di pollo che sono comunque più leggeri ovviamente della carne, delle salsicce, meno grassi, che adesso vado, se tu la smetti di starmi addosso, vado a mettere all'interno della sbriciolati con i broccoletti. E si fa un sughetto molto buono, consigliato, anche un po' di peperoncino, ragazze. Un po' di finocchietto. Eccolo qua, ci azzecca tantissimo. Ci azzecca. Un po' di finocchietto e un po' di peperoncino. Yummy. Voilà, big piattone di pasta, tutto mio ovviamente, guardate che meraviglia ragazze, provatelo. Adesso metto un bel cucchiaio d'olio a crudo, perché come sapete non lo metto mai in cottura, lo metto sempre alla fine, e anche un po' di tabasco e un po' di parmigiano, insomma, oh, che meraviglia, buon appetito, amore, com'è buona questa pappa. No vabbè ragazzi, ho aggiunto pure il parmigiano, ma che cos'è? C'è una meraviglia, è una meraviglia, mi sto consolando, ciao, viva il cibo.